Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? È da un po' che non registro un video. Non sono riuscita a registrare nulla in questo periodo per il troppo caldo. Io ho problemi di pressione bassa, quindi quando c'è troppo caldo non riesco proprio a fare proprio nulla. E quindi mi scuso se avevo promesso di fare diversi tutorial, di tornare più carica che prima, mi sono portata sfiga da sola e non ho fatto proprio nulla per il troppo caldo. Anzi, bravissima chi ha continuato a postare, chi ha continuato effettivamente a creare contenuti, tutorial. Vi ammiro perché io mi sono proprio liquefatta e non riuscivo proprio a fare proprio nulla. Oggi registro perché effettivamente la temperatura si è abbassata, fortunatamente ci sono 20 gradi e riesco a fare qualcosina. Prima di iniziare con tutta una serie di video, di tutorial, di perline e non, voglio oggi mostrarvi un unboxing in collaborazione con una nuova azienda che appunto, aspettate, vi mostro direttamente il logo perché è un'azienda che sta spopolando, la vedo ovunque, su YouTube, su TikTok specialmente, su Instagram, nelle varie sponsorizzazioni, ed è questa azienda qui, Temu, io la chiamo Temu, poi come si legge perfettamente non fa niente. Sono contentissima di collaborare con loro. L'azienda mi ha messo a disposizione un budget e ho scelto determinati prodottini che adesso vi mostro. Prima di mostrarvi i prodotti, voglio dire che prima di aver appunto accettato questa collaborazione avevo già testato e fatto acquisti appunto su Temu e avevo fatto appunto due ordini separati, quindi se siete interessati a vedere anche quei prodotti lì, scrivetemelo nei commenti, che poi nei prossimi giorni registrerò anche due video inerenti appunto a quei prodottini lì, che sono carini, particolari. Non vi dico altro, se no vi spoilerò, quindi però cosine molto interessanti che possono essere utili sia appunto per creative e non. E quindi adesso vi mostro prima questi qui, che sono appunto in collaborazione, scelti in collaborazione con Temu. Il primo prodotto che vi mostro è in questa busta. Vi sto mostrando le singole bustine perché il pacchettone grande non c'entra nella visuale, quindi devo anche un attimo capire nei prossimi giorni, nelle prossime registrazioni, come impostare la telecamera, perché adesso sono in un'altra postazione, come vedete anche dal tavolo, e quindi devo un attimo capire come impostare anche le luci, devo capire un po' di cose. Allora, quindi il primo prodotto che ho scelto da Temu sono queste forbici in acciaio. Principalmente le ho prese queste qui per tagliare appunto il tessuto, perché per chi non lo sapesse, a parte le mie amiche strette, sanno appunto che ho comprato una macchina da cucire e quindi mi sto cimentando in un altro hobby, quindi fare delle piccole riparazioni per il momento, accorciare i jeans, stringere qualche vestitino, rimettere qualche elastico in qualche pantalone dove appunto si era allentato. Insomma, sto facendo delle piccole riparazioni e mi serviva una forbice appunto per tessuto. Questa già l'ho testata perché ieri ho effettuato delle pieghe appunto, cioè ho tolto un pezzettone di jeans perché i jeans di mia sorella erano troppo lunghi e quindi ho tagliato con queste forbici e tagliano divinamente, quindi sono anche belle esteticamente, ed eccole qua, tagliano davvero benissimo, sono tutte in acciaio con questo manico appunto un po' oro rosa. Quindi questo è il primo prodotto che ho scelto, che mi serviva tantissimo. Infatti ho preso principalmente tutte cose che che mi possono servire anche per la macchina da cucire e anche qualcosina per la casa.
Questo è un altro prodottino che mi serve appunto per l'hobby appunto della macchina da coprire. Ed eccolo qua, lancio le buste a terra. Questo qui che è un organizer ed è un organizer davvero grande, l'ho visto anche in altri video di TikTok di altre ragazze. Ed è un organizer enorme, cioè davvero enorme. Non so se rende dalla telecamera, ma davvero è infinito. Aspettate che provo ad alzare un attimo senza farvi vedere il mal de mare, cioè è davvero grande, gigantesco, cioè questa è la mia mano e credo che c'entri un bel po' di cose. Aspettate che ve li appoggio, se no vi faccio venire il mal di mare. Ed è davvero grandissimo, cioè questa tasca qui centrale con chiusura e altre due piccole taschine qui nel lato. Mi rendo conto che sta visuale fa un po' cagare, però prometto che nei prossimi video cercherò di aggiustarla. Rieccomi, perdonatemi, ma ho stoppato appunto la registrazione perché non si vedeva nulla e quindi ho preso un treppiedi che utilizzavo appunto per i servizi fotografici per fare le foto un po' più professionali e ho agganciato con un laccio da scarpe la mia videocamera, sperando che regge il tutto. Quindi state proprio appesi a un filo, ve lo dico, non vi muovete perché sennò qui succedono i macelli. Allora, questo è il beauty case, come dicevo prima è enorme, spero che così almeno la visuale sia decisamente. Eccolo qua, vedete, è gigantesco, vi mostro in proporzione alle mie mani grassottelle. E qui appunto ci sono tutte le varie taschine, questa quella centrale con la chiusura, che tra l'altro era aperta e io l'ho richiusa, eccola qua, e poi altre due taschine qui. E volendo, questo può essere tranquillamente un beauty case da inserire tutte le cosine appunto della macchina da cucire, quindi qui metto la forbice, qui nelle varie taschette posso mettere gli aghi appunto quelli lì di ricambio, sistemare tutti i vari piedini, insomma tenerlo appunto per la macchina da cucire, così tengo tutto ordinato e non mi perdo nulla. Aspettate che lo richiudo, eccolo qua. E questo è come è fatto con la manica qui in alto, davvero molto carino. C'era anche disponibile in altre colorazioni. Comunque vi lascio sempre il link in descrizione di questo video, insieme anche al codice sconto che Temu ha riservato per i miei iscritti. Ve lo lascio anche qui in sovraimpressione, il codice sconto, che è per appunto per usufruire di uno sconto extra del 30%. Solo per i nuovi utenti. Sto leggendo appunto che questo qui è il, oddio mio, è il codice sconto. Non so se si nota qui in alto. Comunque ve lo scrivo qui in sovraimpressione così potete tranquillamente vederlo anche in descrizione di questo video. Ho scelto dal sito Temu questo kit di 45 piedini per la macchina da cucire. Aspettate che apro, lanciamo tutte le buste a terra ed eccolo qua. Aspettate, ho fatto i macelli. Ho fatto un macello. Allora, come vedete, sono appunto 45 piedini e mi sa che ho fatto davvero un macello. E come vedete, ci sono appunto piedini per inserire la zip invisibile, piedini appunto per la pelle, piedini per vari utilizzi. E all'interno ho fatto un macello. Meno male che ci sono le immagini sul retro.
Ho fatto un macello, vabbè. Comunque, quello che volevo mostrarvi è questo, che appunto vi consente di questo qui di agganciarlo su qualsiasi macchina da cucire, che sia una Brother, che sia una Singer, che sia qualsiasi tipo di marchio. Appunto sono piedini universali, quindi ci tenevo a prendere questo qua con appunto questo qui in dotazione che mi consente appunto di poter mettere tutti i vari piedini. Mo piano piano mi riaggiusto guardando la foto sul retro. Vabbè, li metterò un po' così a casaccio, tanto poi fortunatamente non conosco proprio tutti tutti, perché ovviamente sto ancora studiando per bene il tutto, però conto appunto di utilizzarne qualcuno di questi e nel frattempo li colloco in questi spazietti, poi dopo me li sistemo meglio, dai. E niente, questi sono tutti i vari piedini che ho scelto dal sito e poi ho scelto altre cosine. Aspettate che questo lo lascio qui a terra, se no faccio altri macelli. C'è quest'altro pacchettone di Temu. Qui all'interno ci sono diverse cosine. Allora, ho preso questi che in pratica come si può chiamare? Il cane gli è venuto una crisi di nervi. Per fare i buchi alle orecchie. È un kit per fare appunto i fori e all'interno ci sono anche, non so se si notano, eccoli qua, degli orecchini appunto con la pallina in acciaio. Perché voglio fare il secondo foro alle orecchie e quindi pensavo di farlo con questo. Sarà una buona idea? Non si sa, lo scopriremo. E quindi ho preso questo kit per fare i fori. Questo che è graziosissimo, un portamonete Sony di alpaca. Davvero molto carino. Io mo non so dove devo mettermi perché, come vedete, sono qui. Salve, questo è il mio naso enorme. E sono qua nel lato. È vero che c'è una visuale più ampia, ma sto tutta storta. Dopo sicuramente avrò mal di schiena. E niente, questo è il portamonete, anche abbastanza capiente. Molto carino, guardate. Gli alpaca. Carino, carino. Perché il mio si era fatto tutto bruttino, quindi ho pensato di prendere questo. Poi ho preso questo che è per la belva di là, la bestia di Satana. Non so quanti me ne ha fatti comprare di questi. Questo già l'ho testato con lei, in pineta, perché quando va in pineta, siccome la parallela della pineta c'è, la stazione, e lei odia profondamente i freccia rossa. Quindi ogni volta che sfreccia un freccia rossa di lì che c'è la stazione, lei dà di matto e corre contro il treno, abbaiando come se non ci fosse un domani. E in questo modo non so quanti guinzagli ha fatto fuori, cioè questi qua che si allungano. Questo l'ho testato e al momento ha retto la sua appunto, c'è anche il blocco. Il moschettone mi sembra che sia tipo 5 metri e niente, per il momento ha fatto il suo dovere, quindi ottimo. Poi ho preso queste che sono, ne ho scelta solo uno perché c'era anche il kit da 6, le palle magiche per metterle in lavatrice, per i peluchi, per i peletti, insomma, tu insieme ai panni inserisci anche questa all'interno dello blò della lavatrice e poi una volta finito il lavaggio vicino alla spugnetta sono appunto attaccati tutti i vari peletti, peluchi. Ancora devo testarla, poi la testo e vi faccio sapere. È carino pure. In centrale c'è un orso, un panda che è un pandino, sì. E qui c'è il sedere del pandino.
la testo e vi faccio sapere se è appunto funzionale. Voi le avete provate? Cosa ne pensate? Poi ho scelto una scelta proprio carinissima. Allora, questi sono, ho sempre desiderato il piercing al naso, però come dicevo prima c'ho il nasone e quindi l'ho anche fatto in passato quando ero una giovinetta, ma poi l'ho tenuto su per pochi giorni e ho pensato di prendere questi qui che non servono appunto avere il piercing, ovvero il foro. Sono appunto degli orecchini da naso, senza foro che si infilano tranquillamente. L'ho preso sia argentato che dorato. E niente. Andrò in giro con l'anello al naso. Ho preso questi due. E niente, poi che ho scelto anche due di questi. Per fare i ravioli, aspettate che ne apro uno. L'ho scelto appunto in questo verdino e rosa. Sono carini. Per fare i ravioletti tutti quanti della stessa misura, perché non so voi, ma io quando inizio a fare ravioli, i primi due o tre sono carini, anche esteticamente. Gli altri iniziano a diventare dei mostri, sempre più grandi, per finire prima, no? Quindi ho pensato magari di prendere due, così uno per me, uno per mia sorella e facciamo i ravioli. Veloci veloci tutti quanti, ovviamente esteticamente carini e spero anche buoni, quindi ho pensato di prenderne due proprio per questo motivo, così almeno uno a me, uno alla sister e si finisce prima. E niente, li testerò, vi farò sapere. E stavo pensando anche di farci i gyoza con questi, oltre, vabbè, ravioli con la pasta fresca. Stavo pensando anche di fare i gyoza, i ravioli appunto cinesi. Quindi proverò anche con quelli. Poi ho scelto. Qua ci sono due prodottini, poi questa la togliamo. Allora, ho scelto questo che in pratica serve per avvolgere il filo ed è davvero utile per tipo gli elettrodomestici che non hanno un supporto per avvolgere il filo, tipo la mia aspirapolvere non ce l'ha, infatti l'ho preso in questa colorazione proprio perché l'aspirapolvere è grigia, così posso posizionarlo sul retro dell'aspirapolvere e poi avvolgere il cavo, perché al momento ci ho messo tipo un laccio, quindi questo è molto più carino e quindi credo che si possa anche bloccare qualcosa qua centrale, tipo il cavo con la spina e poi tutto attorno avvolgere il filo. Niente, lo testo, lo provo e dietro c'è l'adesivo sperando che regga bene e niente, vediamo se fa il suo dovere. Poi, per quanto riguarda la creatività, ho scelto questo gomitolo gigante. Eccolo qui. L'ho scelto in questa bellissima nuance panna. Ed eccolo qua. Questi non so se li avete mai utilizzati. Sono questi gomitoli con all'interno questa imbottitura. Sì. Imbottito in pratica e consentono appunto di realizzare tipo l'uncinetto però fatto con le mani e quindi non vedo l'ora di realizzare qualcosina con questo gomito gigante e al limite sperimentiamo insieme, vi farò vedere cosa andrò a realizzare con questo gomitolone e niente, non vedo l'ora. Poi l'ultimo pacchetto è questo qua. Aspettate che qua sto a fare i macelli. Metto tutto qui, questo lo posiziono qua. L'ultimo pacchetto è una cosa per la cucina. Questo qui. Questo pure è molto virale, l'ho visto anche su TikTok tantissime signore che lo prendevano appunto per la loro cucina e quindi ho detto lo voglio anch'io.
per tenere tutte le pezzette sistemate e non metterle appunto nel lavello, che odio profondamente, poi appena apri l'acqua si bagnano tutte. Questo si posiziona appunto vicino alla fontana del lavello della cucina e lo si può mettere o così oppure proprio agganciato tramite questo alla fontana, ecco, in questo modo. E poi dentro si pongono tutte le varie cosine, le pezzette per pulire. E è anche bello strutturato, non so se rende, ma io pensavo che fosse di quelle resine scadenti molli, invece è bello rigido, bello strutturato, quindi ve lo straconsiglio. Questo sicuramente sarà utilissimo per tenere tutta sistemata la zona del lavello, del lavabo. E niente, che poi tra l'altro è anche in tinta con la pochettina, vogliamo vogliamo notare questa cosa, ecco. C'è una piccola fissazione per me per il rosa, però vabbè, quella è solo una piccola fissazione. E niente ragazzi, queste sono tutte le cosine che ho scelto dal sito di Temu. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi lascio nuovamente il codice sconto, che è questo qui, solo per i nuovi utenti. Ve lo lascio anche qui in sovraimpressione e giù in descrizione di questo video vi lascio anche tutti i link di tutti i prodotti scelti dal sito. Io ovviamente ritornerò, perché lo dico? Poi vi porto sfiga da sola. Comunque aspettatevi nuovi tutorial, nuove cose, che finalmente ritorno con le mie amate perline e con diversi progettini, e semplici e non, quindi prossimamente vedete tante tante nuove cose. Niente, io come sempre vi saluto, un bacione. Ah, vi piacciono le mie nuove unghiette? Le ho fatte io ieri, non so precise, però non lo so, sta cosa di questi fiorellini un po' strabici sono carini, dai. E niente, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video.